Buonasera e benvenuti in Bahrain, Sakhir, terza tappa dei campionati di Formula Nation. Andiamo a illustrare questo magnifico circuito con la vettura vincitrice l'anno scorso, Mercedes, con il pilota King of the Wars, Daniel Sanzone. Parte il giro, si aziona il DRS, lunghissimo rettilineo, più di un chilometro. Si arriva verso curva 1, 330 km/h in ottava marcia, si scala in seconda per affrontare la prima curva, poi curva 2, curva 3, terza, quarta, si usa tutta la pista disponibile. Piccolo rettilineo che poi porta a curva 4, un altro punto di sorpasso, si stacca ai 100 metri, si scala in quarta marcia, curva 180 gradi, si usa tutta la pista a disposizione, compreso il cordolo, finisce il primo settore, inizia il secondo, curva 6 e curva 7 che in qualifica si affrontano quasi in pieno, si scende per curva 8, una curva a gomito che poi risale, attenzione qui alla trazione. Voto che poi va verso curva 9 e curva 10, le curve più belle ma anche più difficili di tutto il circuito. Si esce, attenzione qui all'uscita di curva perché poi c'è la zona di DRS, un altro punto di sorpasso, anche se qui gli attacchi sono molto difficili. Dopo un rettilineo si arriva in curva 11, quinta marcia, si usa anche qui tutta la pista, attenzione però al cordolo esterno. E poi curva 12 e curva 13, due destre da raccordare. Soprattutto curva 12 molto difficile perché si chiude in uscita, doppio punto di corda. Poi rettilineo che porta alla parte finale del circuito, le ultime due curve, curva 14 e curva 15. Si stacca anche qui a 100 metri, si inserisce la quarta, non si va a prendere troppo aggressivamente il cordolo interno per evitare problemi in uscita. Sezione del DRS, questo è il circuito del Bahrain. Speriamo che lo spettacolo che offriranno le vetture in pista sia elevato e speriamo anche che altre vetture si inseriscano nella lotta per la vittoria, oltre ovviamente a Ferrari e Mercedes. Buon divertimento a tutti!